ragazzi, siamo pronti. La prima cosa, andiamo a togliere gli occhiali, però prima di togliere gli occhiali io ho già preparato praticamente tutto, il silicone, vedete che ti presenta di colore rosa, diciamo no rosa, un colore carne, voilà, con il suo induritore che andremo a mescolare in recipienti del genere con delle stecchette del genere. Non mangio questo coso. Allora, non devo sbagliare, avete capito com'è il discorso? Allora, questa è la mano dell'angelo. Quindi io ho fatto così, quando voi andate a fare il duplicato è ovvio che sbagliate qualcosa, quindi la mano deve essere, diciamo come l'ho presa, deve essere così, d'accordo? Però in piedi è così, quindi potrei fare anche il viso un po' storto. Allora, l'espressione che voglio fare è essere un'espressione come una persona che sta pensando. Un'espressione delusa e pensierosa della terra, di preoccupazione più che altro. Allora quindi dovrei fare. Mano. Quindi dovrei fare praticamente così. Mano. Allora, incominciamo. Prima cosa, la cuffietta. Non vi preoccupate che poi viene il bordino, non è un problema, il bordino della cuffietta, andremo a limare. Ora dell'olio, certo però senza di docciare, merda. Poi qui questo verrà, logicamente verrà un righetto qua, quindi non vi preoccupate, verrà tolto il righetto. Allora, siamo pronti. Presenta molto cremoso, vedete? Mischiate. La prima parte che faremo sarà proprio il lato della bocca.
Ora da questo momento non posso parlare più. Ed ecco fatto. Adesso potete non guardare la parte esterna, quello interessa la parte interna, quindi adesso possiamo sistemare gli occhi ed il naso, andremo a ricoprire tutto.
E quindi, dopodiché, allora in questo caso qua io ho utilizzato la testa di un manichino perché mi dà un po' più di sostegno e quindi posso giocare bene poi con il gesso che si secca bene. Diciamo che questa prima parte proprio di gesso serve solo ad aiutare a togliere praticamente la maschera, però dopo ugualmente voi dovete fare in modo che se non avesse uno stampo del vostro viso potete benissimo mettere lo stampo su una testa di manichino, non c'è proprio assolutamente nessun tipo di problema. Quindi adesso perfezioniamo tutto e aggiungiamo praticamente l'altro gesso, ok? Allora ragazzi, a più tardi per la testa d'angelo, finiamo così la testa d'angelo, poi faremo la faccia d'angelo, poi faremo la faccia di demonio. A più tardi. Allora ragazzi, mi dispiace che io prima non vi ho detto il fatto della testa. Mi dispiace, ma mi sono proprio dimenticato. Allora adesso facciamo seccare per bene questo qua che rappresenterebbe l'occhio. L'occhio non verrà mai bene, quindi non vi fate proprio assolutamente problemi, perché andremo a riparare con le macchinette dopo, quindi non è un problema. L'importante è che qua viene tutto bello liscio, vedete? Allora, quindi adesso potete rimettere queste teste di manichino. Le vendono sempre questi negozi di belle arti, costano molto poco, 4 euro, 5 euro. Allora io ne ho una, quindi farò una maschera per volta. Adesso quello che dovete fare è fare una buona gessatura, ma non uno strato, diversi strati, perché dovete avere una bella cosa forte qui e poi la lasciate seccare per bene quelle 3-4 ore. Quindi è molto importante, bagnate leggermente il foglio nell'acqua e mettete sopra premendo in modo che prenda bene la forma. A noi interessa sempre la forma del lato interno, però dobbiamo fare in modo che tutto viene rafforzato, che viene forte. Quindi quando poi andremo a inserire la nostra resina, perché noi andremo a inserire la resina, quella là che si indurisce in poco tempo. Quindi continuiamo il lavoro. Adesso vi faccio vedere, perché devo lavorare a due mani, quindi vi faccio vedere questa parte qua terminata e poi continueremo più tardi, facciamo seccare per quelle 2-3 ore, continueremo più tardi e faremo poi il nostro viso completo e poi domani lo lisceremo. Allora, abbiamo mummificato quindi la nostra maschera. Quello che vi volevo dire è che voi non vi dovete preoccupare della parte esterna, la parte interna è quella importante. Comunque adesso questa maschera, che comunque già presenta il suo seccaggio, perché fin quanto voi fate una breve bagnatura, deve essere solo un'entrata e un'uscita della garza gessata che voi andrete a mettere, quindi dovete fare così. Non vi preoccupate se non risulta molto bagnata, intanto si bagnerà con lo strato che farete dopo. Se bagnate troppo rischiate di togliere il gesso oppure impiegate veramente molto tempo per farlo seccare. Comunque io consiglio sempre di farlo seccare un buon tempo, quindi 2-3 ore, fatelo seccare bene in un ambiente caldo, quindi nella vostra stanza, intanto non è assolutamente nocivo. E fatelo seccare sempre in questa posizione, lo fate seccare. E quello che vi posso dire, continuiamo tardi con la realizzazione di questa faccia. Ciao ciao, a più tardi.